Contattarlo e parlare direttamente con lui, fissando un appuntamento 335 65 92 908. Lo scopo del maestro Letterius è di rivelare verità nascoste che sono dentro di noi, di portare luce nella nostra vita, serenità, successo, di consigliare e guidare e soprattutto di annientare l'invidia e tutto il male che spesso ci circonda e da soli non siamo in grado di allontanare, ma con il suo grande intervento potrai distruggere per sempre. Letterius, maestro di alta magia, pranoterapeuta, ti aiuta a risolvere ansia, insicurezza, paura. Alla presenza di questo benefico maestro rinascerà in te l'interesse per la vita e l'amore per gli altri. Letterius. Ciascuno di noi ha giornate buone e giornate cattive. Alcune di esse si rivelano disastrose, quali che siano le nostre azioni, le nostre sensazioni, i nostri pensieri. Altre ci vedono trionfanti in ogni cosa che teniamo. Nessuno di noi sfugge a questo imprevedibile alternarsi della vita. Tutti abbiamo fatto l'esperienza di questi estremi che non riusciamo a controllare o che controlliamo in parte. Ma quando le giornate buie diventano frequenti per lunghi periodi, tanto da crearci disturbi, malesseri e confusione, allora questo è un segno, un campanello d'allarme. È arrivato il momento di trovare una guida, di farci aiutare. Solo un esperto dell'occulto è capace di annientare il male, ma solo la competenza, l'aiuto del maestro Letterius, pranoterapeuta, sensitivo, astrologo, parapsicologo, ci portano alla serenità, all'equilibrio, al successo. Letterius è ricercatore del mondo dell'occulto e mette a tua disposizione ritrovati più potenti. Ovunque riscuote molto successo perché elimina tensioni, contrasti, liti, incompatibilità nelle coppie e fa tornare armonia tra te e i tuoi figli. Raccontiamo la disperazione di una madre, la signora Anna Cantaluppi di Como, che si è affidata con fiducia al mago Letterius. Viveva una situazione di difficoltà per un figlio di 35 anni, sposato, il quale stava vivendo da circa 7-8 mesi una relazione con una donna più grande di lui, mettendo in crisi il rapporto con la moglie e con i genitori, quindi con la signora qui presente. È rimasta soddisfatta dell'aiuto del mago Letterius, infatti ora la situazione è tornata felice come un tempo ed è per questo che la signora Anna si trova qui. Come mai, signora, da Como è arrivata ad Ascoli Piceno ad incontrare il mago Letterius, quindi un viaggio così lungo? E perché avevo provato tanti altri maghi e non ho risolto il mio problema, diciamo, con